Salve a tutti ragazzi, siamo qui in un nuovo video, cioè è il mio secondo, e sono Freddy Creeper, ovviamente come avete notato dal canale. Beh, siamo qui in un gameplay praticamente di Pokémon Y e vi farò vedere come si schiudono le uova. Prima di incominciare voglio dirvi che sono dal cellulare, che è praticamente di fronte al DS. Quindi io mi devo abbassare per vedere se vedete i miei capelli. Beh, devo guardare il video. E allora iniziamo. Vi farò vedere, vi ripeto di nuovo, come far schiudere velocemente le uova. Ci saranno due metodi in particolare che uso, che praticamente servono per far schiudere le uova, che non ha senso. Comunque, mettiamo un po' più piano. Allora, siamo qui riuniti su Pokémon Y. Sì, sono molto normale. Allora, sì, come avete notato il mio personaggio è maschio. Non, anzi, credo di ricevere molte critiche di chi, cioè, no, di chi vedrà questo video. Sì, mi inciampo nelle parole. Provo a metterlo più. Allora. Per prima cosa dobbiamo avere il Pokémon di cui vogliamo fare l'uovo. E io in questo caso ho Greninja Shiny messo. Sì, ho Greninja Shiny messo nella pensione. Allora, e ci andiamo subito nella pensione. Allora, prendiamo la bicicletta e andiamo a dirigerci verso la pensione. Che praticamente già lo è qua, quindi sono agevolata. Allora, prendete l'uovo. Beh, non so che sia un gameplay, quindi poi dovete usare volo. Anzi, prima uccidere il metodo di qua, di questa zona, che lo uso molto spesso. Sì, è un po' palloso, però è palloso anche l'altro. Per metterlo in pratica è palloso fare schiudere le uova. Allora ci dirigiamo a quest'altro. Io faccio di qua perché faccio prima. Allora, vai, scendi. Stupido. Allora, e qua ci dovrebbe essere quella specie di campo da basket. Questa cosa qua. Che non mi ricordo se qua c'era una Pokéball. E qua pure. Qua ne sono sicura. Comunque, dovete iniziare a girare, a fare tanti giri. Vi faccio vedere meglio. Spero che lo vedete. Praticamente dovete fare tanti giri, tipo così. Oppure iniziate a fare tanti giri, così. Che si è. È noioso, però è una cosa che serve per diminuire i passi. Che praticamente questa cosa l'ho inventata tra virgolette io, perché non sapevo che fare, sono andata qui, ho iniziato a fare giri a caso e mi si sono chiusi tante uova. Poi questo l'ho visto fare in molti video. Dovete andare alla Torre Prisma, dove c'è il capo palestra Lemmo, la specie di Torre Eiffel, che probabilmente sono arrivata subito, non lo so nemmeno. Comunque dovete mettervi al centro, che è più o meno così. Praticamente io in questo momento non ho il cartoncino o qualcosa di sottile, perché dovete mettere qui e iniziare a girare, che praticamente non lo so fare. Comunque è così, mettersi al centro e iniziare a girare all'infinito. Potete usarlo, cioè potete, come si dice, mi sono inciampato nelle parole, potete iniziarlo ora per esempio e poi staccarlo domani mattina. Vedete, beh, domani mattina non credo, perché poi le uova si saranno schiuse praticamente sempre.
praticamente sempre ho inventato qualcosa. Comunque, questo serve anche per fare le Pokémega, che in un centro Pokémon di Lupinopoli del Corso Basso c'è un gentiluomo che vi dà dei premi in cambio dei Pokémega. Però io non lo so dov'è, quindi lo sai per forza volo e me lo farò vedere. Allora, non so dove si legge anche. Lupinopoli. Mi sembra che è qui, mi sembra. Non so nemmeno. Ora se trovo. Ah, se trovo. Cosa c'entra poi che non ve lo faccio vedere. Sì, Corso Basso, ho indovinato. Eh sì, è questo. Lo dico. Porca vacca. Vuoi spendere le poche miglia per ottenere dei premi? Sì. Praticamente sono succo di bacca, temomo, cura totale, repellente max, iperpozione, ultra bolla etere, pozione max, ricarica totale, detabilizzante max, revital, vabbè, stessa cosa. Carmellare e Pipissu. Che non compro niente al momento. Perché ho bisogno di altre poche miglia. Che praticamente no. No, aspetta, sto salvando il gioco. Scusate. Non ci vedo. Praticamente è a 30 e 192. Che non so come farvelo vedere. Ma, ok. Ritornando al discorso delle uova, dovete girare e girare intorno alla torre prisma. Sì, è noioso. E lo faccio con voi. Mettiamo che ci arrivo un attimo. Mettiamo la bicicletta e iniziamo a ruotare. Allora, sì, è noioso, ragazzi. Molto noioso. Che no, ci ho provato. Dopo un po' ho staccato il Nintendo e ho deciso di fare un altro giorno. Che ovviamente questo altro giorno sarebbe oggi. Che praticamente l'ho fatto stamattina, vabbè. Perché sono tanto normale. Non so se riuscite a vederlo. Perché il telefono va all'incontrario. Ora vediamo quando è arrivato l'uovo. Info. Ci vuole un po' di tempo. Beh, ho fatto quello di Greninja. È fatto così velocemente. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, come al solito lasciate un mi piace, un commento o condividete se vi è piaciuto. E se volete seguirmi su Facebook vi lascio il link della mia pagina in descrizione. Detto questo, ci salutiamo e goodbye.